Il gol, una palla che mi mette Leo all'indietro e di prima intenzione ho fatto gol. Un bel gol. E niente, il calo, non lo so, ho parlato prima adesso che devo vedere la partita e analizzare bene perché adesso a caldo magari si dicono delle cose che sono sbagliate e preferisco vedere la partita dopo analizzare. Scriveva un tifoso da casa: questa squadra va in vantaggio, non riesce a chiudere le partite, viene ripresa. Era accaduto con il Lecce, anche se poi era arrivata la vittoria, è successo anche oggi. Come mai c'è difficoltà a trovare la rete del raddoppio per cercare di incanalare la partita in un certo modo? Ma sicuramente dopo il vantaggio abbiamo avuto delle occasioni per fare il 2-0. Abbiamo avuto un calo, si è visto, e abbiamo preso gol. Peccato, sono cose che dobbiamo migliorare e fare più attenzione perché le partite non passano e i punti vanno via. Seconda posizione ad oggi, Pescara promosso in Serie A, manca ancora tantissimo. Sei contento di come stanno andando le cose o un po' di rammarico c'è? Un po' di rammarico per questa partita, sì, c'è, però si vede. Vedi la classifica, come sta andando l'anno, diciamo, sono contento. So che abbiamo ampio margine di miglioramento e dobbiamo lavorare perché questo ci ha portato ad oggi a essere secondi in classifica e sacrificarci di più in fase di non possesso. Dopo il pareggio di oggi si guarda, da domani si guarderà la gara di Perugia, altra gara difficile. Insomma, al Pescara in questo momento servirebbe un altro colpo fuori casa dopo quello di La Spezia. Magari, sarebbe bello andare a vincere a Perugia. So che la squadra lo può fare e ci prepareremo la settimana per fare questa vittoria fuori casa. L'ultima, Gaston, da parte mia. Vivarini ha detto ai nostri microfoni: ho messo Addae davanti la difesa per limitare le ripartenze del centrocampo del Pescara. Avete sofferto un po' la fisicità dell'Ascoli? Ma non lo so, forse da dentro il campo non sembrava così tanto, anche perché abbiamo avuto un po' di ripartenze che secondo me si potevano sfruttare meglio e noi dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché non puoi creare tante occasioni e sbagliare tanto, quindi dobbiamo migliorare su questo anche. Ecco, stavi proprio un po' anticipato quello che volevo chiederti. Oggi avete costruito tanto, molto di più rispetto a Palermo, però siete riusciti a raccogliere poco. Insomma, i tuoi compagni di squadra d'attacco sono un po' rammaricati, come li hai visti negli spogliatoi, Mancuso, Marras. Ma siamo un po' tutti così perché alla fine questa partita la vogliamo portare a casa perché l'ambiente così allo stadio si vede poche volte e ci tenevamo di portare i 3 punti a casa.